per batterci, per mandare a casa Berlusconi, per andare a elezione, in cui un nuovo centro-sinistra si presenta in questo paese con un'altra piattaforma di cambiamento, in cui si ha coraggio di parlare agli italiani, di avere fiducia negli italiani, e si prova a cambiare finalmente questo paese. Perché citavo prima Pisa, Pia, Milano? Perché bisogna c'è la dimostrazione che non è vero che questo paese è irrimediabilmente un paese di moderati di destra. È un paese che se è arrivato a che ha il coraggio di dire quello che pensa ed è credibile, la vota come è successo in Italia. Sempre il mio amico di prima disse a comune c'è D'Alema, disse a un comune amico, no, Pisa Pia è una brava persona, le primarie vincerà, ma non può vincere il ballottaggio. È andata così, che dobbiamo farci? Allora segnatevi, non... Cioè, è successo qualche cosa in questo paese. Finisco per l'ultima cosa, me l'ha fatta venire in mente un compagno di cui parlavo prima. Che riguarda noi, che riguarda l'atmosfera, che riguarda la politica. Io non ho parlato qui per esempio dei costi della politica. Io credo che sia da intervenire sui costi della politica. Credo che sia delle ingiustizie vergognose, dei privilegi inaccettabili. Posso dirvi, e dunque credo che se deve intervenire e intervenire. Vorrei evitare, anche se rischio di essere impopolare, che in questo paese si parla dei costi della politica e se non si parla delle ingiustizie dentro la finanziaria. Perché anche questo è quello che sta avvenendo. Invece di parlare dei costi della finanziaria si parla di una cosa giusta da criticare, da cambiare, ma che è un pezzo. E cioè si alimenta una protesta a cui la politica deve dare una risposta, ma invece di guardare il dito e non la luna. Lo dico questo, spero che mi capiate. Vorrei discutere sui stipendi dei parlamentari, di quelli municipalizzati, eccetera, senza dimenticarmi mai che ci sono l'evasione fiscale, ci sono i profitti altissimi, ci sono gli ingiustizie di questo paese, perché altrimenti il rischio è che si parli solo di una cosa per nascondere l'altra. E vedere tanti che si fanno professori di questo per nascondere l'altro, a me non piace. E lo dico sapendo che dobbiamo intervenire, perché la politica non può essere un fatto di interesse personale. Vengo da un'altra storia, forse sono affetto, forse la nostalgia, non lo so. Però la politica è una bellissima cosa se è un servizio per gli altri. Se è un servizio per cambiare le cose, se è un servizio per migliorare le persone, gente. Cioè se la politica è mossa da grandi passioni e grandi valori, se la politica è mossa dagli interessi personali, è un'altra cosa.